Ciao e bentornati su Shify Recap Edita. Prima di iniziare, attenzione, allerta spoiler. Oggi andrò a spiegare un film misterioso fantascientifico intitolato Mirage. Buona visione! Nel 1989, durante la caduta del muro di Berlino e una tempesta elettrica di 72 ore, c'è un ragazzo di nome Nico a cui piace suonare la chitarra. Mentre si sta registrando mentre suona la chitarra, sente dei rumori e vede una scena di combattimento nella casa del suo vicino attraverso una finestra. Nico, che è curioso, si intrufola immediatamente nella casa del vicino per vedere cosa è successo. Quando entra, è molto sorpreso perché vede che la signora Weiss è morta. Poco dopo, Prieto, il marito della signora Weiss, scende con un coltello in mano. Vedendo Prieto con un coltello, Nico cerca di scappare, ma purtroppo viene colpito accidentalmente da una macchina sulla strada. L'amico di Nico, Aitor, lo vede morire nell'incidente d'auto, mentre Prieto viene arrestato con l'arma del delitto in mano. Nel 2014 Aitor, che è cresciuto e lavora come pilota, vive ancora nella zona residenziale con la madre Clara. Mentre alzano lo sguardo al cielo, una Clara agitata dice ad Aitor che questa tempesta elettrica è simile alla tempesta avvenuta 25 anni fa durante la morte di Nico. Nel frattempo, una coppia sposata, Vera e David, si è trasferita nella vecchia casa di Nico insieme alla figlia Gloria. Involontariamente, trovano un vecchio televisore in un ripostiglio insieme a un videoregistratore e delle cassette. Loro decidono di guardare una delle cassette, che contiene una registrazione di Nico che suona la chitarra. Dopo aver guardato il video, la TV inizia a trasmettere il telegiornale della diretta di quello che stava avvenendo quando Nico stava facendo il suo video. Di notte, invitano Aitor con sua madre a cenare a casa loro. Condividono gli strani eventi che avevano vissuto prima, e Aitor informa loro che il ragazzino è il suo migliore amico, rivelando inoltre la storia di come Nico è stato ucciso quella volta. Dopo cena, David cerca notizie su Prieto coinvolto nel caso di omicidio. Secondo la notizia, è stato arrestato nel suo mattatoio prima di seppellire il corpo di sua moglie, e ha deciso di suicidarsi dopo essere stato imprigionato per 3 mesi. Quando tutti si addormentano, la TV si accende da sola e ricomincia a trasmettere le vecchie notizie in diretta. Vera, che viene svegliata dal suono della TV, si avvicina subito. Contemporaneamente, nel 1989, Nico accende la sua videocamera. Sono collegati tramite la videocamera e la TV. Le loro dimensioni sono collegate attraverso un tunnel temporale formato dalle tempeste che si verificano simultaneamente. Vera inizialmente rimane scioccata, perché può vedere Nico attraverso la TV e trova un modo per interagire con lui. Mentre loro sono confusi, Nico sente dei rumori provenire dalla casa del vicino, che è la casa di Prieto. Vera si sforza di convincerlo a non lasciare la sua casa, in modo che non venga investito da un'auto sulla strada. Racconta tutte le cose che accadranno a Nico se va a casa di Prieto, a cominciare dall'incidente di domani mattina dove un fulmine colpirà l'orologio della scuola di Nico, facendo sì che l'elettricità della scuola si spenga completamente e alla fine chiudendola. Il giorno dopo, Nico racconta a sua madre cosa è successo la notte scorsa. Quando Nico arriva nella sua scuola, è stupito che tutto ciò che Vera ha detto sia realmente accaduto. Nella sequenza temporale di Vera, si sveglia improvvisamente nell'ospedale dove lavora, ma sembra che tutti la trattino in modo diverso. In sala operatoria, tutti la chiamano dottoressa Vera, e le viene chiesto di operare un paziente, anche se aveva smesso di essere medico quando è rimasta incinta. Sentendosi perplessa, lascia la sala operatoria e si precipita nella scuola di Gloria. Tuttavia, nessuno sa chi sia sua figlia, e nemmeno l'insegnante la conosce. Va direttamente nell'ufficio di David e spiega tutto quello che è successo, e poi di nuovo, lui non capisce le cose che ha appena detto. Alla fine, Vera va alla stazione di polizia per raccontare tutto quello che è successo all'ispettore Leira. All'inizio, racconta la storia di Aitor riguardo Nico che è stato investito da un'auto perché ha assistito a un omicidio, e racconta anche l'apparizione di Nico sulla vecchia TV, dove Vera lo aveva avvertito della sua imminente morte. Dopo l'incidente, non ricorda più nulla, e si è semplicemente svegliata in ospedale. L'ispettore Leira spiega che David non è suo marito, e che Gloria non è mai esistita perché il suo certificato di nascita e la sua foto non sono mai stati trovati. Secondo lui, Vera sta avendo le allucinazioni. Consiglia a Vera di fare un esame del cervello, e il risultato è che il suo cervello non ha problemi ed è in buone condizioni. Il dottore mostra poi il suo ufficio pieno di certificati di riconoscimento, e si scopre che è la migliore neurologa nell'ospedale. Da quel momento, si rende conto che il suo futuro è cambiato quando ha salvato Nico dalla sua morte. Nel passato, Nico, che è stato salvato dalla sua morte, è ancora curioso delle attività insolite di Prieto. Torna di soppiatto nella casa di Prieto, dove rimane scioccato quando trova il corpo della signora Weiss nella vasca da bagno.
Lui vuole scappare direttamente da casa, ma allo stesso tempo Prieto è tornato. Nico decide di nascondersi sotto un letto e trova un orologio con inciso le lettere CM sul retro. Lui vede Prieto che porta una motosega per mutilare il corpo della signora Weiss, mentre aspetta il momento giusto per scappare di casa. Nel presente, Vera trova un libro immaginario chiamato Mirage scritto da Karen Sardon. Lei e l'ispettore Leira vanno poi in biblioteca a leggere il libro, che contiene il nome di Nicolas Arte. Con questa prova, convince l'ispettore Leira a far visita a Karen Sardon. Alla fine, si incontrano con Karen per chiedere dove si trova Nico. Karen dice loro che ha sentito solo la storia di sua madre riguardo l'immaginazione di Nico, che diceva di aver comunicato con una donna del futuro attraverso la televisione. Capiscono che durante la tempesta attuale possono comunicare con Nico e provare a cambiare le cose. L'ispettore Leira cerca di aiutarla, ma ha bisogno di alcune prove per fidarsi di lei. Come prova, Vera gli dice di scavare e cercare il corpo della signora Weiss sotto il mattatoio di Prieto. Il gruppo fa ciò e trova uno scheletro umano in una valigia. Successivamente, l'ispettore Leira aiuta Vera dandole alcune informazioni sulla carta di credito di Nico e un indirizzo. Quando lei visita questo indirizzo, è scioccata nel trovare David che tradisce sua moglie con un'infermiera che è amica di Vera. Ricatta David, che è un impiegato di banca, per ottenere informazioni sulla posizione di Nico. Nel frattempo, la polizia arresta Prieto, che ora vive con Victor e Clara. Durante l'interrogatorio, viene anche rivelato che Prieto e Clara avevano una relazione e sono stati scoperti dalla signora Weiss, facendo scoppiare una rissa in cui Clara ha coltellato accidentalmente Weiss. L'ispettore Leira chiede l'orologio che Clara indossava in quel momento. Ovviamente, ci sono lettere C ed M sul retro dell'orologio, che significa Clara Medina. Questo è conforme alla dichiarazione del piccolo Nico, che aveva denunciato Prieto, ma in quel momento la polizia ignorò il suo rapporto, perché era considerato malato di mente. Giorno dopo giorno, diventò sempre più ossessionato dalla donna del futuro. Lui aveva solo un indizio, la stazione di Valpineda, dove sperava di incontrare la donna un giorno. Alla fine, quando è cresciuto, è riuscito a incontrare Vera alla stazione. Quando Vera arriva a casa di Nico, è sorpresa di apprendere che l'ispettore Leira è Nicolas Arte, che ha una relazione con lei in questa realtà. Leira le dice come lui l'aveva aspettata per anni, e così facendo le aveva inconsapevolmente impedito di incontrarsi con David e Aitor. Vera gli chiede di sistemare gli eventi utilizzando il vecchio televisore e il videoregistratore. La donna poi si suicida, così che Leira dovrà salvarla. Leira usa la vecchia TV e il videoregistratore per comunicare con il suo io d'infanzia. Vera si sveglia con una versione precedente della realtà, in cui David è suo marito e Gloria è sua figlia. Scopre che David la sta ancora tradendo e chiama la polizia per denunciare il corpo della signora Weiss. In quel luogo, incontra l'ispettore Leira, sperando di poter iniziare una nuova relazione con lui insieme a sua figlia. Iscriviti per guardare altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione!